Buonasera a tutti, benvenuti nella nostra pratica del giovedì sera. Cominciamo oggi in piedi con la nostra pratica, sarà un po' più dinamica rispetto alla settimana scorsa e partiamo con il nostro scioglimento del corpo. Spero che la settimana scorsa vi siate trovati bene, fatemi sapere anche oggi sotto nei commenti come va, se vi sentite bene, se vi sentite rilassati e soprattutto se anche durante la settimana sentite dei cambiamenti. Partiamo subito allora con questo scioglimento del corpo con le nostre spalle. Prima di tutto facciamo un'inspirazione abbracciando come una, volessimo abbracciare una palla, facendo una C con la schiena, espiro e apro. Inspiro e apro. Tenete le spalle lontane dalle orecchie, quindi le scapole basse quando espiriamo. Inspiro, espiro, inspiro ed espiro. Quando inspiro guardo l'ombelico e quando espiro apro le braccia. Ancora una volta. E adesso facciamo dei movimenti circolari con le spalle, cercando di portarle alte e poi scendere giù grazie alle nostre scapole che si abbassano. Tenete sempre un'idea di avere le spalle lontane dalle orecchie e sciogliamo. Cercate sempre di respirare nei movimenti. Vedete, il peso del corpo è a metà del piede, sistematelo se sentite il peso nel tallone. Espiriamo. E ancora una volta. Adesso andiamo a lavorare con il nostro collo e lo facciamo dinamico, lentamente. Anche in questo caso non smettiamo di respirare. Allunghiamo bene il trapezio. Torno al centro. Inspiro e ruoto la testa, guardo dietro. Espiro. Torno al centro. In. Siate gentili con il corpo. Inspiro, non solo ruoto ma anche mi allungo verso l'alto, ancora una volta, inspiro, espiro, ancora, adesso andiamo a fare la stessa cosa, inspiro ma guardo il mento, guardo verso lo sterno, espiro. Estendo i muscoli del collo frontale, attenzione alle cervicali, non piegate troppo la testa. Inspiro, porto lo sterno verso il mento verso lo sterno ed espiro. Ancora. Portate attenzione a questi piccoli movimenti lenti. E respirate sempre. Ora facciamo dei piccoli cerchi, come se volessimo disegnare con il nostro naso appunto dei cerchi nell'aria, sempre più grandi. Morbidissimo il collo, non occorre che siano molto ampi, importante che siano fluidi e morbidi. Cambiamo giro. Respirate sempre, non rimanete in apnea e torniamo al centro. Adesso mettendo le mani a questa altezza facciamo delle rotazioni di torsione, inspiro, ruoto, espiro, torno al centro, inspiro,
ruoto e torno al centro. In, es. Quando ruoto mi allungo sempre verso l'alto. Tenete le scapole basse e le spalle lontane dalle orecchie. E sciolgo. Andiamo a lavorare un attimo con le caviglie, facciamole ruotare un pochino, sempre respirando, quindi sciogliamo un pochino tutto il corpo oggi, facciamo una cosa più dinamica. Cambio. E adesso mi metto di lato io per farvi vedere il movimento. Inspiro, espiro, lascio andare la schiena, inspiro, raddrizzo la schiena, guardo avanti, espiro e piego. Inspiro, risalgo e srotolo la colonna vertebrale e di nuovo espiro. Ricominciamo, inspiro, lascio cadere. Inspiro, raddrizzo la schiena. Espiro, riscendo. Inspiro, srotolo. Ed espiro. Ultima volta. Inspiro. Espiro. In. Inspiro, salgo, srotolo la schiena lentamente. Ed espiro. Molto bene. Andiamo adesso a scendere. Scendiamo, 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 ci mettiamo in questa posizione e andiamo a lavorare un po' con le anche. Chi non riesce può stare un po' più su oppure tenere i talloni un po' più alti e andiamo a rilassare le anche in questa posizione, molleggiando un pochino e respirando. Cercate di tenere la schiena più dritta che potete, quindi non crollate in basso, ma cerchiamo di tenere questa posizione. Respiriamo. E poi sciogliamo la posizione, andiamo a prenderci un cuscino. E ci sediamo a gambe incrociate per cominciare la nostra respirazione. Voilà. Benissimo. Allora, prima cosa, adesso che siamo belli sciolti, abbiamo fatto uno scioglimento un po' dinamico, andiamo a sentire il nostro respiro mettendo una mano nel nostro petto e una sulla nostra pancia. E cerchiamo di fare due respiri profondi. Ascoltando dove sentiamo muoversi le nostre mani, se più nella parte alta o nella parte bassa. Facciamo un terzo. Adesso incrociamo le mani sulla nostra pancia e cerchiamo di rilassare l'addome mentre inspiriamo, lasciando che la pelle del nostro addome si distenda. E quando espiriamo, accompagniamo dentro senza spingere il nostro ombelico e riportiamo la pancia in dentro. Lasciamo scendere il diaframma, rilassarsi i nostri visceri, rilassate lo stomaco. Ricordiamoci che la respirazione interna che sentite non è solo frontale. Continuate a respirare mentre vi spiego questo concetto.
Cercate di percepire il respiro al centro del vostro corpo. Fate un passo in dentro. Anche se il rilassamento avviene nell'addome per il momento, percepite che grazie a questo rilassamento il respiro scende al centro, quasi vicino alla colonna vertebrale. Contemporaneamente a questo movimento percepite i glutei che affondano sul cuscino o sulla sedia, se siete su una sedia. Percepite quindi rilassiamo l'addome, ma percepiamo il respiro molto più indentro. Non dondoliamo avanti e indietro, mi raccomando, rimaniamo stabili sulle nostre radici. Rilassate le anche. Adesso facciamo la stessa cosa, portando una torsione nel corpo. Inspiro. Espiro e in questa posizione inspiro, rilasso l'addome. Sentirò anche una parte di costole, una parte bassa aprirsi. Espiro e mi allungo verso l'alto. E in questo caso sentirete una leggera tensione al dorsale dietro. Inspiro, rilasso le spalle non sono coinvolte in questo lavoro. I movimenti possono essere impercettibili all'occhio, ma molto potenti dentro. Inspiro ed espiro. Andiamo dall'altra parte. Inspiro, espiro, ruoto. E anche qui spalle basse, inspiro, rilasso l'addome, sento il torace che si apre, espiro e mi allungo verso l'alto. Più è silenziosa la nostra respirazione, come un inizio di sbadiglio, più è rilassata la nostra gola durante la respirazione, più entreremo in profondità. Inspiro, ultimo respiro in questa posizione. Lasciate andare le anche e le gambe. E torniamo al centro. Adesso vi propongo due sequenze di esercizi, una in tre fasi e una in quattro fasi. Sono sequenze già conosciute, ma proviamo a farle in questo modo. Inspiriamo sempre, possiamo aiutarci tenendo le mani sull'addome, oppure se vi va potete tenerlo in posizione di meditazione, chiudendo pollice e indice in questa posizione, oppure semplicemente tenendo i palmi in su, come preferite. Inspiriamo in 4 secondi. Sospendiamo il respiro senza creare tensione, 6 secondi ed espiriamo in 8 secondi. Vi conto io i secondi, quindi non vi preoccupate, dovete solo seguire. Partiamo per 5 cicli consecutivi. Se siete pronti, mettetevi nella posizione più comoda, con le mani nella pancia, dove volete. Mettetevi belli comodi e partiamo. Pronti? Via. Inspiro 1. 2, 3, 4, sospendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, riporto dentro l'ombelico, espiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ritorno a inspirare
Uno, due, tre, quattro. Sospendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Espiro. Uno. Portate dentro la pancia come prima. Quattro, cinque, sei, sette, otto. Di nuovo inspiro. Uno, due, tre, quattro. Sospendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Rilasso. Espiro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Di nuovo inspiro. Uno, due, tre, quattro. Sospendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Espiro. Rilassate le spalle. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ultimo giro. Uno, respirate. Tre, quattro. Sospendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Espiro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E rilassate le spalle. Potete fare anche questo movimento per allungare la schiena, sempre con le spalle basse, in avanti e indietro, così rilassiamo un pochino. Potete anche allungare le gambe se vi fanno male. E adesso partiamo con la respirazione invece in quattro fasi. È una respirazione molto rilassante che aiuta tantissimo anche a rilassare la mente, è molto buona per dormire anche, per rilassare e togliere ansia e stress. Semplicemente aggiungiamo una fase che è una sospensione prima di cominciare a inspirare di nuovo. Quindi inspiro, sospendo, espiro, sospendo. Quindi aggiungiamo una fase. In questo caso lo faremo di 5 secondi per fase. Ogni fase durerà 5 secondi. Li conterò sempre io. Partiamo con questi 5 cicli. Se siete pronti, sempre nella stessa posizione, mi raccomando, rilassate la schiena, mettetevi in una posizione comoda. E ricordatevi anche che il respiro è al centro, verso la colonna vertebrale. Lasciate scendere le anche, rilassate i glutei. Quando inspirate, sentite il peso dei glutei sul pavimento, sul cuscino o sulla sedia. Partiamo. Inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4, 5. Espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo ancora. 1, 2, 3, 4, 5. Lasciate cadere l'addome. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4, 5. Espiro. 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4. E inspiro ancora. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4, 5. Espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4. E ancora inspiro. 1. Lasciate cadere l'addome, rilassate. 4, 5. Sospendo. 1, 3, 4, 5. Espiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4 e ultima volta inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Sospendo. 1, 2, 3, 4, 5. Espiro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
e possiamo tornare a una respirazione normale. Se avete avuto qualche difficoltà, qualche tensione, oppure in qualche fase di queste quattro dove vi siete sentiti più in ansia o più in difficoltà, c'è una motivazione, sia se è avvenuta nell'inspirazione o nell'apnea vuota o piena, ha un significato che può avere per voi un significato profondo. Quindi il mio consiglio è quello di continuare a esercitarvi, di farlo anche prima di dormire, in modo da prendere questa respirazione proprio per centrarvi e per rilassare la vostra mente e calmare soprattutto i pensieri e connettervi più con il vostro cuore e il vostro centro. Ora passiamo al nostro rilassamento, prendiamo una sedia. Prima di tutto ci mettiamo a gambe incrociate davanti alla sedia e rilassiamo un po' la schiena appoggiando le mani sulla sedia e la fronte sulle mani. Rimaniamo in questa posizione per qualche minuto respirando, lasciate cadere i gomiti e le spalle. Appoggiatevi proprio il più possibile, trovate l'inclinazione giusta per rilassare le spalle, la schiena, l'addome, le anche. Ascoltate il respiro che si dilata anche nella schiena in questa posizione. E lasciatelo scendere fino al coccige. Ascoltate anche il lavoro della pratica, se vi ha cambiato rispetto all'inizio. E adesso mettiamo le gambe sopra la sedia, avvicinandovi un pochino, in modo che le gambe siano abbastanza a 90 gradi. Ci distendiamo, per chi ha problemi di cervicale può mettersi un cuscino sotto le cervicali, chi ha problemi alle lombari può mettere un cuscino, una coperta sotto. Apriamo i palmi delle mani verso l'alto, chiudiamo gli occhi. Sistemiamo bene il bacino in avanti, fate questa rotazione in modo che la schiena sia totalmente appoggiata a terra. Sentite come il vostro respiro si è dilatato e rilassato, soprattutto nell'addome. Rimaniamo qualche secondo in questa posizione, cerchiamo di rilassare tutte le parti del corpo, chiudendo gli occhi. Rilassiamo i piedi. Rilassiamo i polpacci, le giunture delle ginocchia. Rilassiamo le gambe, le anche. Rilassiamo il bacino. I genitali, i glutei, lasciate cadere tutta la forza di gravità. Lasciate la contrazione dello stomaco. La
pancia, la schiena. Lasciate i pettorali. Spalle. Il trapezio. La parte alta della schiena, quindi. Le braccia, gli avambracci, le dita delle mani si chiudono e si rilassano, il collo, i muscoli del cranio, tutti i muscoli del viso, la mandibola si stacca leggermente. Si apre leggermente, le labbra si staccano leggermente. Gli occhi guardano le tempie. La fronte si rilassa. Le sopracciglia si distanziano. Adesso andiamo a muovere lentamente le dita delle mani e dei piedi e sempre lentamente ci portiamo da un lato. Rimaniamo un attimo in questa posizione con le mani sotto la guancia e facciamo 3 respiri. E poi lentamente ci riposizioniamo seduti, aspettiamo un momento, se ci gira un po' la testa aspettiamo un attimo e abbiamo finito. Vi ringrazio per aver seguito questa diretta, questa pratica. Fatemi sapere se vi è piaciuta, molto diversa dalla settimana scorsa. E fatemi sapere anche quali difficoltà avete avuto, perché possono avere un grande significato. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione.